Buon sud a tutti e benvenuti alla prima puntata dello Sfascio, un programma con un nome molto particolare, ma vogliamo dare una netta distinzione rispetto agli altri programmi di approfondimento politico. Proprio per questo abbiamo scelto questo nome, un nome che ricorda quasi lo sfascio automobilistico, dove ritroviamo dei ricambi che possono essere riutilizzati e altri ricambi che invece non possono più essere riutilizzati. La stessa cosa noi faremo con le notizie. Ci saranno delle notizie che si potranno riutilizzare e delle notizie che non sono più da riutilizzare, quindi notizie non più buone. Il nostro programma sarà, come già detto, un programma di approfondimento politico. Ci saranno vari ospiti che seguiranno nelle varie puntate. Oggi la prima puntata sarà sull'immigrazione, un tema molto importante per il centro-sud e per l'Italia intera. Abbiamo deciso di leggere alcuni articoli ovviamente sull'immigrazione che ora andremo a guardare insieme. Il primo sarà sul Viminale che difende l'accoglienza e proprio per questo vogliamo far riferimento a un articolo che troviamo sul giornale. I migranti ci danno più di quanto ci costano. Questo è un riferimento che viene fatto da Mario Morcone, che è il capo del Dipartimento per l'immigrazione del Viminale. È un uomo di Alfano e fa riferimento che l'accoglienza costa solo 1,2 miliardi di euro l'anno. Lo fa invitando tutti i comuni della penisola a farsi carico dei migranti che ogni giorno sbarcano in Italia, perché, a suo modo di dire, l'immigrazione è una ricchezza per il paese che accoglie. L'immigrazione, secondo dei loro dati, costano soltanto 1 miliardo e 200 milioni l'anno, un dato ovviamente non poco significativo, che però, secondo le loro stime, lavorano legittimamente e restituiscono sotto forma di PIL una data percentuale di ricchezza. Ovviamente Morcone invita, come fanno molti altri all'interno del nostro Stato, ad aiutare i vari comuni, quindi di accogliere e aiutare queste persone. Ovviamente noi tutti sappiamo che questa è una problematica molto grave, che non sia facile accogliere gran parte di questa popolazione. Passiamo a un'altra notizia molto importante che fa riferimento a degli stati, a delle ricerche che sono state fatte dalla Caritas, che aumenta la povertà diminuendo l'età delle varie persone. Proprio per questo fa riferimento al sud che viene colpito più degli stranieri. È un rapporto dell'organismo della CEI dove nel mezzogiorno il 66,6% delle persone accolte nei centri sono connazionali a fronte di un 33% dei cittadini di altri paesi. Proprio per questo viene fatto un riferimento alla classe che va da 18 ai 34 anni e al contrario gli over 65 indigenti sono pochi. Proprio per questo viene fatto un riferimento al sud, quindi al centro-sud, dove troviamo una disoccupazione giovanile ai massimi livelli storici. Parliamo quindi di una persona su tre che non ha lavoro, che è una persona su tre che riesce a trovare lavoro, e attraverso questi stati e questi rilevamenti della Caritas ci fanno capire ancora di più quanto sia grave la situazione. Molto importante inoltre una notizia che troviamo da Rosarno, quindi in Calabria, dove su Zoom 24 troviamo un ampio approfondimento. Il titolo è Prima gli italiani, dove abbiamo i disoccupati che occupano le occupazioni date agli immigrati. Sono delle abitazioni che sono state costruite con dei PON per la sicurezza di circa 2 milioni di euro, che era stata prevista la realizzazione di un centro di formazione e lavoro con una foresteria di 60 posti letto. Noi a Rosarno ci siamo stati, la situazione è davvero critica. Ascoltate queste testimonianze. Vogliamo dignità, non prendiamo niente a nessuno. Può venire chi vuole, non ce ne andiamo assolutamente di qua. Siamo a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Questi che vedete alle mie spalle sono moduli abitativi destinati agli immigrati. Ma questi moduli da ieri all'alba sono stati occupati dai cittadini di Rosarno, che non hanno più una casa e chiedono solo dei diritti. Abbiamo occupato questo stabile perché abbiamo un diritto di avere una casa sulla testa, un tetto sulla testa. Non vogliamo essere superiori a nessuno, vogliamo avere gli stessi diritti quantomeno degli immigrati, visto che comunque ora come ora sono più tutelati di noi. Il sindaco dice che qua
è tutto stabilito per i migranti, allora ci trova una soluzione il sindaco. Noi siamo da soli e questa non è una cosa giusta, il sindaco di Rosarno a dire a noi cittadini che noi dobbiamo essere da soli, che lui non ci sostiene, che non va in galera per noi, che ci ha detto che ci deve essere qualche denuncia pure. Dice io non vado in galera per voi, non vi sostegno e non è neanche giusto così. Qui a dove siamo stati tutta la notte e dove trascorreremo altre notti sperando che ci aiutano a stare tranquilli senza nessun problema, perché è quello che vogliamo noi, non avere problemi con nessuno e un sostegno come ce lo stanno dando i cittadini rosarnesi, perché è la cosa che ci serve al momento. Questi sono i moduli abitativi costruiti circa 3 anni fa dal comune di Rosarno con dei fondi europei. Sono stati costruiti, poi i lavori sono stati sospesi perché l'azienda che stava lavorando ha avuto un'interdittiva antimafia. Sono dei locali nuovissimi, impianto antincendio, condizionatori d'aria, le finestre nuovissime. Per questo i cittadini di Rosarno hanno deciso di occuparle. Aiutateci perché noi abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno, io e come tante persone che siamo qua, noi non abbiamo preso niente a nessuno, abbiamo solamente bisogno di un tetto, di una casa per poterci stare, noi non chiediamo più niente. Come abbiamo visto, la bomba sociale è sempre pronta ad esplodere. Siamo ora in compagnia con Ernesto Rapani, il consigliere di Rossano e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e il direttore della TV di Sud, Nino Spirlì. Come abbiamo visto, la bomba sociale è sempre pronta ad esplodere. Qual è il vostro pensiero? Qual è il vostro pensiero, consigliere Rapani? Purtroppo i cittadini hanno ragione, perché bisognerebbe pensare prima agli italiani e poi eventualmente agli immigrati. Oggi attraversiamo un periodo sociale molto delicato. Abbiamo la famosissima azienda territoriale dell'edilizia residenziale pubblica che purtroppo realizza le strutture e poi le chiude, non le assegna agli italiani finché poi le stesse vengono in qualche modo o occupate abusivamente o divelte dai vandali, e la gente per bene, la gente educata, la gente rispettosa delle leggi naturalmente non fa soprusi e aspetta in silenzio. Però quando poi si vede un diritto prevaricare, perché naturalmente ci preoccupiamo di più dell'accoglienza degli immigrati, penso che sia ragionevole e nello stesso tempo sia anche, tra virgolette, giustificabile la rabbia che si sfocia naturalmente nella protesta, nelle occupazioni, così come abbiamo appena visto nell'occupazione degli stabili destinati agli immigrati, perché giustamente dice se non abbiamo noi una collocazione, siamo costretti noi a stare in condizioni precarie, non capiamo perché ci deve essere un'attenzione particolare verso chi proviene da altre terre. Non vuole essere una forma di razzismo assolutamente, però naturalmente è opportuno che si pensi prima ai locali, agli italiani e poi eventualmente anche agli altri. Okay. Che vuoi che mi guardi, Anthony? Pensi che io sia così tranquillo e sereno come il dottor Rapani, come il portavoce di Fratelli d'Italia? No, non lo sono sereno. Intanto la massima solidarietà ai cittadini rosarnesi che da anni patiscono una convivenza che è drammatica. Una convivenza che è drammatica perché qui non si tratta solo di quelli che tutti chiamano gli immigrati, perché immigrati è una parola buona. E immigrato significa qualcuno che viene da lontano e che è arrivato qui e immigrato dalle parti nostre. Qui si tratta di clandestini, che è ben diverso. Clandestini e incontrollati. A Rosarno ci sono, a Rosarno e non solo Rosarno, in tutta la piana, c'è una realtà drammatica. C'è una invasione, qui non ci sono arrivi. Se fino a quando noi li chiameremo sbarchi, noi li consideriamo che questi sbarcano come se fossero pacifici. Questa è una invasione vera e propria, un'invasione incontrollata che sfugge di mano a chiunque, sfugge di mano anche ai ladri italiani che si stanno ingrassando con i clandestini, perché ci sono molti clandestini che scappano dalle strutture, per cui arrivano e si creano dei piccoli e che poi diventano grossi nuclei anche nelle nostre campagne di clandestini non registrati, assolutamente non controllati, che formano dei villaggi veri e propri.
Allora, Rosarno, San Ferdinando patiscono già una tendopoli che dovrebbe contenere X persone, 500, 600, quello che è, e durante la stagione, questa stagione, si ingolfa con oltre 2000. Ci sono dei gruppi che vivono nelle terre, per esempio, del Taurianovese, no? Tu vai in estate, ci sono dei casali abbandonati con 70-80 africani. In questo periodo gli stessi casali ne contengono 250, senza bagni, senza strutture, senza cucine. Quindi questi vivono esattamente come vivrebbero nei loro paesi. Allora, io mi chiedo, perché la situazione è drammatica, capire che tutta questa poltiglia di finta umanità, di finta bontà, perché questa è una poltiglia, è un magma se non controllato, in cui tutti quanti sono buoni, una sorta di miele che sgorga da bocche d'inferno, sta creando una sorta di abitudine alla convivenza che non è pacifica. I signori di Rosarno, che hanno giustamente occupato queste unità abitative, e ben venga la loro occupazione, hanno semplicemente preceduto, e anche da di poco, quello che avrebbero fatto sicuramente altre persone. Io sono convinto che prima o poi, come hanno fatto nelle fabbriche abbandonate, nelle case abbandonate, avrebbero fatto anche lì gli immigrati, sarebbero fiondati, catapultati, e l'avrebbero fatti diventare dei gabinetti quanto prima. Quindi ben venga quello che è successo a Rosarno, e io spero che questo atto di forza dei cittadini, che io ritengo legittimo, venga legittimato realmente dalle istituzioni, perché quelle case a loro devono andare. È impossibile vedere gli italiani che vivono nel disagio, stavo dicendo nella merda e poi mi sono controllato, nel disagio, e poi invece vedere che unità abitative con tanto d'aria condizionata vengono dati a dei nullafacenti, vagabondi, strafottenti peraltro, che vengono qui e ti ridono in faccia e ti dicono che vogliono i soldi, ti dicono che scappano da paesi in guerra, però stranamente quando finiscono di lavorare dopo la stagione, molti di loro si fanno il biglietto aereo per il loro paese e se ne vanno un mese nel loro paese e poi ritornano. Allora tu mi devi dire, se è vero che ti fanno il culo non ci puoi andare nel tuo paese, perché se tu vai e torni vuol dire che non c'è nessuno che ti sta maltrattando, e molti di loro lo fanno. Quindi solidarietà piena, assoluta ai cittadini di Rosarno. La posizione del direttore è una posizione netta. Anche per lei siamo di fronte a un'invasione. Il direttore ha parlato di un'invasione. Qual è? Potrebbe essere il rischio dell'invasione, effettivamente. E la tematica dell'immigrazione sta rischiando di diventare effettivamente una problematica, perché purtroppo al governo centrale non c'è la volontà di risolvere quella che effettivamente potrebbe diventare una problematica. Noi dobbiamo dire tutta la verità, dobbiamo partire da dove effettivamente nasce questo problema. Questo problema nasce dal momento che è stato firmato questo patto di Dublino 2 dal nostro meraviglioso ministro Alfano, quando hanno inserito una postilla che competeva l'accoglienza e l'inserimento degli immigrati a quei territori all'interno dei quali avvenivano gli sbarchi. Con troppa facilità, perché loro pensavano che gli sbarchi avvenissero solo ed esclusivamente in Sicilia. E poi è stato detto anche il perché è stata firmata questa norma, perché alla fine è venuto fuori che un parente affine dello stesso Alfano gestiva una cooperativa che è stato uno dei primi assegnatari di questi immigrati, per cui loro pensavano che rimanesse circoscritto, perché poi secondo me si erano fatti un programma, dice li teniamo un pochino qui, poi li mandiamo in tutta Italia, li rimpiazziamo con gli altri, quando poi invece sono resi conto che purtroppo la tematica dell'immigrazione non riguarda più solo la Sicilia, ma sta riguardando l'intera Italia. Oggi infatti è coinvolta l'Unione Europea, proprio perché effettivamente è diventata una problematica. Basta vedere la Svizzera, basta vedere gli altri stati che non li vogliono, stanno facendo le barricate che l'Italia non farà mai. Allora va fatto un discorso più serio, dovrebbero effettivamente mettersi in testa che la problematica va affrontata, va risolta, e in qualche modo si potrebbe anche farlo. Certo, potremmo anche parlare di clandestini, perché purtroppo in mezzo alla buona gente ci scappa sempre. E poi da lì
che c'è il rischio che diventa un'invasione, e da lì c'è il rischio che l'italiano naturalmente diventa razzista, perché quando ti ritrovi, perché io penso che finché sono soli o finché sono pochi non possono creare problemi. Il problema è che purtroppo diventano delle flotte e a quel punto diventano anche pericolosi per le altre comunità. Noi stiamo avendo, cioè il problema non è solo della Piana di Gioia Tauro di Rosarno o di Reggio Calabria, il problema purtroppo è dappertutto, noi nel nostro territorio lo stiamo avendo, per ora con le buone maniere siamo riusciti a fermarlo, anche perché è impensabile che un imprenditore turistico, cioè a Rossano è successo questo, un imprenditore turistico che ha un villaggio, che lavora da giugno a settembre, perché siamo in una zona di mare, a settembre ha dato la disponibilità alla prefettura per trasformare un villaggio turistico in accoglienza. Cioè siamo al paradosso, ma questo l'ha fatto perché? Lo ha fatto perché purtroppo c'è un consistente ritorno economico, perché parlare di un contributo di 45 euro ad immigrato e 80 euro per quelli che sono minori non accompagnati, io sono rimasto perché noi prima di parlare siamo abituati a documentarci, abbiamo fatto una proposta e la proposta è partita da un progetto, abbiamo fatto prima un'analisi, un censimento di quelli che ci sono, perché il prefetto con due parole ci ha liquidato dicendo: io ho l'obbligo di rispettare la legge mi dice che io per ogni comune posso mandare 2,5 immigrati ogni 1000 abitanti, noi abbiamo fatto due conti a Rossano, su 40.000 abitanti ce ne aspettano 98, 100, 120, 150 al massimo, facciamo un censimento per vedere cosa c'è, noi abbiamo fatto il censimento, i 150 li abbiamo passati notevolmente, per cui ci siamo messi d'accordo come amministrazione, destra e sinistra, abbiamo fatto fronte comune, abbiamo approvato un documento all'unanimità, per il momento siamo riuscite a fermarli, ma principalmente perché non è tollerabile che un imprenditore turistico vada a dare la disponibilità per trasformare un villaggio in casa accoglienza. Allora diciamo un'altra cosa, per vedere, io sono sicuro che basta fare una proposta del genere per dare un piccolo freno, basterebbe intanto chiedere una rendicontazione a queste cooperative, a queste associazioni che percepiscono questi fondi, per vedere se effettivamente poi gli conviene continuare ad avere gli immigrati, oppure basterebbe dare la possibilità agli enti comunali, considerato che ormai gli enti non hanno più trasferimenti da parte dello Stato, sarebbe opportuno farli gestire a loro e i fondi rigirarli alle amministrazioni, anche perché in tutte le amministrazioni c'è l'associazione che gestisce la mensa delle scuole, ci sono gli ospedali dove ci sono le mense per cui la possibilità di farli mangiare c'è, ci sono i dormitori, ci sono le case di proprietà comunale che potrebbero essere, e il comune ne avrebbe naturalmente un ritorno economico con fondi che potrebbe, nello stesso momento il comune li potrebbe anche utilizzare. Abbiamo i lavoratori socialmente utili, i lavoratori di pubblica utilità, i co-co-co. Potremmo utilizzarli nella manutenzione, visto che gli enti purtroppo ricorrono a commesse esterne per poter fare naturalmente determinati lavori. Potremmo utilizzarli nella manutenzione, nel verde, e sarebbe anche un'utilità per il comune. Io sono sicuro che a quel punto diminuirebbero notevolmente gli sbarchi, perché non ci sarebbe più il commercio, perché oggi purtroppo effettivamente è diventato un commercio, e sulle spalle di questa gente, chiamiamola anche povera gente per tanti versi, sulle spalle di questa gente purtroppo c'è chi si arricchisce. Certo. Ed è lì che bisognerebbe intervenire. Ok, ci fermiamo 2 minuti per la pubblicità. Ben ritrovati, quindi secondo il coordinatore Rapani sono delle risorse. Per anche il direttore. Secondo la Boldrini sono risorse. Per lei, direttore? No, per me la loro presenza, la presenza, ripeto, io sto parlando dei clandestini, nel senso che se c'è tra questi milioni di sbarcati, perché bisogna dare i numeri, cioè centinaia di migliaia diciamo, no? Però forse una milionata in tutti questi anni sono arrivati, se c'è qualcuno che realmente scappa da una guerra o da una persecuzione per motivi particolari, sociali, allora parliamone, no? È giusto dare una mano, è giusto dare accoglienza, e senza regalargli nulla gli si trova giustamente no? Il lavoro, gli si dà la possibilità anche di studiare, perché no? Perché non è, dobbiamo pensare solo che debbano fare il bracciante piuttosto che l'operaio. Si può pensare anche che c'è gente che vuole continuare magari gli studi, arrivano delle persone che nei loro paesi studiavano all'università e che magari hanno dovuto fermarsi proprio per essere, per il loro stato di perseguitati, ma una verità non la si può negare, questi signori arrivano, a parte che adesso non voglio dare delle percentuali, ma
oltre il 50% diventa manovalanza per tutte le mafie. Per le mafie peggiori, quelle, le mafiette di merda, spaccio delle sostanze stupefacenti, killeraggio, sfruttamento della prostituzione, tutte quelle cose che sporcano la società, no? Perché i grandi movimenti mafiosi certamente non si prendono il nero africano per andare a fare gli spostamenti di denaro, no? Alle Barbados piuttosto che in Svizzera o chissà dove. Ma tutta quella manovalanza proprio lurida, quella che spaccia la droga ai minorenni, quella che fa prostituire le minorenni, quella che controlla i territori per conto delle piccole bande dranghetiste, mafiose, camorriste, eccetera, tutta quanta lì è, tutta colorata, molto spesso è colorata. Quella che non fa questo fa altro, che ancora forse peggio da un punto di vista proprio nell'intaccare la nostra identità. Volenti o nolenti, rosse o non rosse che siano state, ci sono state delle lotte sociali nei due secoli passati che hanno portato i lavoratori ad ottenere dei benefici sul lavoro, giusto? Lotte sociali, lotte sindacali, finalmente diritti riconosciuti a chi lavorava la terra e a chi lavora la terra, gli operai, eccetera. Voi pensate che in questo periodo il risultato ottenuto all'epoca sia uguale oggi? Io vedo nelle nostre terre, quando un africano si offre per una giornata lavorativa a 20-30 euro massimo, si accontenta e se li piglia, quale fesso prende un italiano al quale deve dare la paga, quantomeno la paga sindacale e versare i contributi di previdenza? Quale fesso, mi dovete dire? Perché certo ci sono le aziende che devono rispettare le regole e molti le rispettano, ma in questo molti già mi sta cadendo la lingua, perché già so che dovrò pagare questa bugia o mi si allungherà qualcosa, mi si accorcerà qualcos'altro. Perché il crollo del mercato del lavoro è evidente, è tangibile. Quindi non solo delinquenti, ma addirittura del vero e proprio danno sociale riconosciuto. Cioè il tizio, per esempio, che si deve far pulire il giardino della villa, perché dovrebbe chiamare un operaio e pagargli la giornata e dichiarare quel, no? Tutto quello che deve fare? No, chiama un nero, chiama uno di questi immigrati, gli dà 20 euro e un piatto di pasta, perché peraltro ti rifiutano la carne perché non è halal, perché molti di loro sono islamici, e su questo abbiamo molte cose da dire. Quindi sul mercato del lavoro la loro presenza è, quando non è controllata, e non è controllata, è un danno. Questo volevo dire. Una piccola riflessione. Molte volte sui giornali ci troviamo di fronte ad alcune interviste dove alcuni consiglieri, sindaci di centrosinistra fanno riferimento a questa immigrazione, facendo riferimento che siccome il tasso di natalità è molto basso, parlo degli italiani, sia doveroso aprire le frontiere, sia doveroso accoglierne di nuovi per avere quindi nuova forza lavoro, per avere un incremento della natalità. Qual è il suo pensiero da amministratore? Per quanto mi riguarda è una bufala non indifferente, anche perché noi abbiamo il problema degli italiani che vanno all'estero. Mentre prima il meridionale andava al nord, adesso è l'italiano che va all'estero. Per cui ormai è un principio, ed ecco perché, per quanto mi riguarda, è una bufala non indifferente. Quello che diceva il direttore Spirilli è vero. C'è gente che oggi lavora sotto costo, per cui l'italiano non riesce a trovare occupazione. Ma questo perché? Perché non ci sono controlli. È vero. Se ci fossero i controlli, se noi sapessimo dove sono, chi sono e in qualche modo chi li gestisce, lasciatemi passare il termine,
probabilmente non andrebbero a lavorare sotto costo, sarebbero controllati e automaticamente potrebbero essere sicuramente alla pari degli altri. Il problema nasce proprio alla base. Siccome non c'è controllo e questi li lasciano così allo sbando, è chiaro che naturalmente non si risolve assolutamente mai il problema. Chi tocca il negro muore. Nel senso che in questo periodo ci sono le istituzioni che se tu poco... Allora, io scrivo sui giornali, no? Scrivo sui giornali nazionali, scrivo sui giornali regionali, e ci sarebbero delle regole, tra virgolette, non dette chiaramente, per cui il termine negro con la G non dovresti più utilizzarlo, zingaro non si dovrebbe più utilizzare, per cui prendi questa mano zingara, non si può più cantare. Noi siamo zingarelle venute da lontano, a Traviata non si può più mettere in scena, perché, capito, la zingara azucena del trovatore, non si può più mettere il trovatore perché quella è zingara, mica dice che è rom, no? Non si può fare. Allora, ci sono dei termini che non possono utilizzare. Che significa? Che ci sono certe istituzioni che ti impongono una sorta di tampone, un gel che ti tappa la bocca e anche la testa se tu non stai attento, e che ti abitua alla loro presenza, anche non controllata. Cioè, non puoi, se tu sei in macchina e passi per una strada dove ti tirano le pietre, le uova e le cose, è colpa tua che sei passato in macchina. Cioè, stiamo creando delle Harlem in tutte le nostre zone. Gli intoccabili sono diventati loro e noi dovremmo rinunciare a tutti i nostri diritti. È questo che non può funzionare. Ha ragione l'architetto Rapani quando dice ci vorrebbe più controllo, ma questo governo e tutti i ciondoli di questo governo, quindi tutto il centro sinistrume che si è sparpagliato per tutto lo stivale, sono tutti quanti col fucile puntato verso chi denuncia. Se tu denunci una situazione, tu dici ma perché tu non ti rendi conto che questi poveracci non sai da che cosa scappano? Scappano dalle loro galere, perché molti di loro scappano perché nel loro paese gli farebbero un mazzo così, gli darebbero 36 ergastoli. Io appena tornato da Roma, due anni fa, dicevo a mia madre, sai, c'è quel signore gentile, dice, ma non mi piace quella persona lì, che abita lì vicino alle case popolari, mi ha chiesto se abbiamo dei mobili vecchi, non lo fare entrare in casa. Io dicevo, madonna, mamma, sei esagerata, mamma mia. Aveva ragione lei. Dopo due giorni, dopo due settimane, mia madre è arrivata e dice, guarda quel signore, c'era un articolo proprio su uno di questi giornali nostri locali, con la facciona sua, l'avevano beccato per caso i carabinieri, lo hanno fermato, era ricercato dalla Mondialpol per due omicidi in Romania. E viveva da anni serenamente a Taurianova, capito? Cioè, quindi se poco tu dicevi, guarda quello lì, magari i carabinieri dice ma non possiamo fare nulla, ma ci mancherebbe altro, ti danno del razzista, chiunque ti dà del razzista, e non si può fare, questo è. Ma io ti incanto, Anthony, quando parlo. No. Guarderemo adesso un video sulla differenza di trattamento tra gli italiani e gli immigrati, perché molte volte troviamo gli immigrati in albergo, e ora lo commenteremo insieme dopo averlo visto. Per venire in vacanza a me qua, e mi ci vuole 100 euro al giorno, questi ci stanno gratis a spese nostre. E non fa niente. Io soffro di cuore, ho avuto due arresti cardiaci. Sei spaventata per la lite? Sono spaventata. Siamo a Gambarie, nel cuore del Parco Nazionale dell'Aspromonte. Alle mie spalle l'hotel Excelsior 3 stelle, che ospita circa 100 immigrati. Ebbene, nelle settimane scorse 22 di loro si sono ribellati perché pretendono e vogliono più diritti. Qualcuno di loro si è lasciato andare perché vuole subito e immediatamente la chiarezza, e la chiarezza chiaramente il governo italiano ancora per le migliaia di sbarchi che ci sono stati non lo può dare, e quindi noi ci troviamo spesso in difficoltà anche noi nel dare delle risposte concrete subito. Loro li vogliono.
discussione molto accesa che ha portato la prefettura di Reggio Calabria a prendere una decisione drastica, quello di revocare loro la richiesta di accoglienza. Però al momento i 22 immigrati protagonisti di questa discussione sono ancora qui in questo hotel. È una questione di tensione continua che poi sfocia nella protesta, nella contestazione. Questa volta è andata oltre perché qualcuno addirittura ha avuto paura che potesse succedere qualche cosa irreparabile. Se non ci sono turisti, per me lavoro è, per me non c'è differenza se sono nero o bianchi. Devo lavorare, devo mantenere una struttura. Qui ci sono le camere per gli ospiti dell'hotel, mentre qui invece i titolari dell'hotel hanno alzato un muro per dividere l'hotel in due. Da quella parte stanno circa 100 immigrati e da questa parte invece gli ospiti regolari dell'hotel. La signora Elvira cucina agli immigrati ogni giorno. Oggi c'è pasta e rigatone al forno e pollo al forno con la peperonata. Io li sto trattando come se fossero ospiti normale. Nei confronti di noi italiani, insomma, è una cosa ingiusta che tutta questa massa di persone sia qui a mangiare e bere a spese nostre. Cioè, aiutare va bene, però così è eccessivo. Immigrati ribelli, era questo il titolo del video che abbiamo appena visto. A calci in culo nel loro verso il loro paese. Immigrato e ribelle, le due cose non può funzionare. Te ne vai a calci in culo nel tuo paese, perché questo non è il modo, cioè accoglierli e poi oltretutto farsi anche sputare in faccia, non è possibile. Questi vengono ospitati, pagati. Peraltro, hai sentito la signora, ha detto, per me sono come gli altri ospiti dell'albergo. Ma gli altri ospiti dell'hotel pagano 100 euro a cranio per stare lì. E io parto per andare in una località di vacanza, no? In Calabria, decido che voglio andarmene sull'Aspromonte a farmi una settimana, 15 giorni sull'Aspromonte, e non è possibile che io poi mi ritrovi la risorsa negra che oltretutto distrugge, mi distrugge tutto e butta tutto dal balcone. Non si può fare. Non è possibile. Continueremo il discorso dopo la pubblicità. Bentornati dopo la pubblicità. Stavamo concludendo il discorso con il direttore. Ancora. Non mi fate parlare, perché tanto lo sapete come la penso. Questi andrebbero caricati su una portaerea americana che li può contenere tutti. Quanti li può contenere? 250.000, tutti caricati su una portaerea americana, riportati sulle coste africane, e uno gli dice, allora, se tu scappi da un tuo paese in guerra, fai conto che uno scappi dal Mali. Prima di arrivare alle coste libiche per salire su un canotto, per fare quelle 2 miglia che poi trova subito la nave italiana che lo carica, no? Anzi, non gli stiamo mandando le navi da crociera per prenderli, che sarebbe anche più carino, poveracci, invece di mandarli sulle navi della Marina. Incontra tutta una serie di paesi che hanno, con cui condividono anche la stessa religione, no? Perché non vanno verso il Marocco? Perché non vanno verso la Tunisia? Perché non vanno verso l'Algeria o l'Egitto? Perché, visto che sono musulmani, non vanno in Arabia Saudita? Sono talmente grandi questi paesi. Perché non vanno ad Abu Dhabi? Pensa nei grattacieli di Dubai quanti ne entrerebbero, belli sistemati a suon di miliardi di dollari. Perché non vanno in questi paesi islamici dove potrebbero serenamente fidanzarsi con delle belle ragazze coperte come le poltrone quando si va in vacanza, di cui non si vede niente, sarebbero perfette, no? Perché non vanno da quelle parti là? Perché vengono qua? Perché vengono qua a devastare le nostre chiese, ad insultare le nostre donne? La cosa più simpatica che dicono alle donne occidentali è che sono mignotte. E ti sembra una cosa normale? Allora dico, perché non li carichiamo tutti quanti quando si ribellano e anche poco prima che si ribellino e li portiamo direttamente a casa loro? Il continente africano è sterminato. Perché non vanno in giù dove ci sono le foreste? Dico, beh, tu dal Mali perché non vai in giù? Ti fai tutto il Centro Africa, in Tanzania dove noi andiamo a fare le vacanze, pensa quanto posto c'è, nel Kenya, meraviglioso, in mezzo ai guerrieri Masai,
allevano le vacche assieme a loro, le mungono, si vendono il latte, fanno le cose buone, perché non vanno da quelle parti? Perché non vanno sud, nell'Africa, come si dice, nel Sudafrica di Mandela, dove sono tutti fratelli, i bianchi, i neri, i colorati, i zebrati, tutti quanti? Perché non vanno giù? Scusa, farebbero un viaggio, anziché attraversare il deserto, se ne andrebbero al fresco delle foreste, pensa che meraviglia. Vengono a rompere i coglioni da queste parti. Che senso ha? E io devo essere pure contento. Pensa se gli viene la botta di culo che arrivano in Sudafrica e trovano pure qualche diamante. Diventano subito miliardari, no? E ritornano al loro paese e si comprano tutte le capanne di merda di vacca, se le comprano tutte quante e fanno un residence. Non è meglio? Invece no. Ci vengono a dire che attraversano, si distruggono ad attraversare un deserto per venire proprio dove? Nel paese di Raffaella Carrà. Ma tanto vi piace? Ma vi mandiamo i dischi, ve li mettete nell'iPhone, nell'iPad, come si chiama, e ve li ascoltate mentre andate verso il sud, non è meglio? Poi mi dicono che sono razzista. Consigliere Rapanelli, è d'accordo? Non possono pensiero. Andare in altre, non possono avere altre mete, non possono andare in altre realtà, perché purtroppo nelle altre parti mancano due cose essenziali, manca il business e mancano le organizzazioni criminali. Ah, ecco. Perché noi continuiamo a dire che fanno gli sbarchi, ma ci dobbiamo convincere del fatto che in realtà ce li portano, li vanno a prendere e ce li portano. E questo è sempre lo stesso discorso che facciamo. Allora, per poter dare un freno, bisogna intervenire in modo radicale sulla tematica e sulla problematica. Vedevo prima quel video che sembrava quasi fatto apposta, ma l'intervento che ho fatto io precedentemente, che in realtà richiamava questo video, cioè noi c'era un sottotitolo con scritto imprenditore alberghiero. Per quanto mi riguarda, quelli sono prenditori alberghieri. Bravo. Perché la signora ha rilasciato una dichiarazione e ha detto: per quanto mi riguarda, io devo lavorare con la struttura, e quindi con un sottotitolo ha detto: io devo fare i soldi. C'è una signora che fa un lavoro ibrido, che non fa né l'imprenditore alberghiero e né naturalmente l'imprenditore dei clandestini, che addirittura realizza un muro per dividere la struttura in due, da una parte gli immigrati e da un'altra parte. Questo effettivamente è la mortificazione più assurda. Allora, se noi non interveniamo, se noi andassimo a chiedere alla signora la rendicontazione di quello che ci fa con i contributi che gli dà lo Stato, se noi andassimo a verificare se effettivamente questi minori non accompagnati sono minori o no, perché a me è capitato di vedere un gruppo di 9 minori, ognuno alto 1,85 m, a guardarli in faccia, non poteva essere minori. Però siccome arrivano senza documenti e non è possibile identificarli, non si sa la data anagrafica, automaticamente li spacciano per minori non accompagnati e percepiscono 80 euro a cranio anziché 45. Allora, se non si interviene, e noi le forze dell'ordine le abbiamo, noi le organizzazioni per poter fare dei controlli le abbiamo, però se purtroppo dallo Stato centrale non parte l'input per poter fare determinate cose, è chiaro che in autonomia nessuno mai agirà. Consideriamo un secondo l'aumento del flusso migratorio. Molte volte ci troviamo di fronte alla prefettura che attraverso le regioni e anche attraverso gli enti locali si rivolgono alle varie cooperative. Molte volte però, non essendoci posto all'interno delle cooperative, fanno riferimento ai vari alberghi. Cosa dovrebbe fare lo Stato, cosa dovrebbero fare le regioni per provare a contrastare questo fenomeno, direttore? Ma se lo chiede a me, te l'ho detto cosa devono fare, li devono caricare e mandare via. Perché allora, se io non riesco a controllare, se io non so chi sei, allora, primo controllo, ce l'hai i documenti? No, caricatelo sulla nave e rimandatelo a casa. Punto. Dice, ma io non ho i documenti e se torno nel mio paese mi ammazzano. Ma se io non so chi sei, io non so perché stai scappando, da quale paese stai scappando. Questi non dicono da che paese arrivano, non dicono come si chiamano, non dicono quanti anni hanno. Io non so se tu sei il signor Nino Spirlì che avantieri sera a Taurianova ha ammazzato 5 persone e quindi scappa dall'Italia, arriva in Nicaragua per cambiare vita. Tu mi devi dire chi sei, da che paese arrivi, quanti anni hai, devo sapere, la tracciabilità voglio sapere. Ma come, la tracciabilità la chiediamo per la carne del Würstel, la chiediamo per il latte delle mozzarelle e non la chiediamo per quelli che vengono in Italia? Ma tu sei, per caso sei riuscito a uscire dall'Italia e a entrare in un altro paese fuori da questa inutile Unione Europea senza passaporto e senza visto sul passaporto? Noi non ce la facciamo.
E quindi per quale motivo? Le regioni, lo Stato, ma chiunque, il primo che sta lì, non questi che delle associazioni che appena li vedono se li abbracciano con tutta, che abbiano la rogna, che tutti chiamano, come si chiama, scabbia, si chiama rogna, la scabbia è la rogna, come quella dei cani, la rogna, quella è, ed è, viene dalla sporcizia e dall'abbandono a se stessi, si chiama rogna, vengono tubercolosi, l'avevamo distrutta, l'avevamo debellata, sono tubercolosi, ti fanno un colpo di tosse in faccia e tu non vedi più i tuoi figli entro 4 mesi. Tubercolosi, sifilide, perché trombano come i macachi e peraltro senza nessun controllo, muoiono di AIDS come niente in Africa, perché quelli che vengono da noi dovrebbero essere tutti sani? Allora io voglio sapere se in Africa si muore di AIDS, come ci dicono sempre, e poi stranamente questi che arrivano da noi sono tutti sani, non c'è problema, non vi preoccupate, ma perché gli state facendo i controlli per l'AIDS? Gli state facendo i controlli per le epatiti? Sappiamo che altro tipo di malattia tropicale c'hanno? Dall'Ebola tutto il resto? Loro in 3 secondi stabiliscono che questi possono arrivare e possono rimanere? Niente documenti, niente controlli sanitari, non sappiamo chi sono, da dove vengono e ce li dobbiamo pure tenere. Punto. Ricaricati, non ti dico sul gommone, ma sulla nave che li andate a prenderla e riportate esattamente dove le hanno beccati, via. Quando dicono che i gommoni sono stati intercettati nel canale di Sicilia, non ti dicono a che altezza del canale di Sicilia. Il canale di Sicilia è quel tratto di Mediterraneo ampio, molto ampio, che si trova tra la Sicilia e l'Africa. Se questa è l'Africa, loro se li vanno a prendere qua, a 4 miglia dal mare dell'Africa, della Libia, arrivano le nostre navi e se li caricano. Tu non mi stai dicendo che si sono fatti tutto il mare. Poi chi va per mare sa che corre dei rischi. Meglio che non ci va. Tutto qua. Consigliere Rapani, lei è da amministratore, prima ha fatto dei numeri. 45 euro per i maggiorenni e 80 per i minori non accompagnati. Questi fondi a chi vanno? Vanno ai minori, vanno ai ragazzi, vanno ai migranti oppure alle varie cooperative? Quale sarà il loro utilizzo? Vanno alle cooperative e alle associazioni che in qualche modo li accolgono. I prefetti si definiscono organo di Stato e hanno l'obbligo, a dire loro, di eseguire le leggi dello Stato. E sull'immigrazione c'è una legge molto chiara, individua delle strutture per l'accoglienza, che sono per la prima accoglienza, e individua le SPRAR. La prima accoglienza è chiaro che il prefetto, nel momento in cui non ha disponibilità di strutture, li va a piazzare negli alberghi. Addirittura il prefetto ha il potere di requisire una struttura alberghiera e imporgli l'accoglienza di questi immigrati, però per un periodo ben preciso, in attesa poi di sistemarli nelle SPRAR, dove in realtà si dovrebbe fare una sorta di accoglienza finalizzata all'inserimento. Non si capisce poi qual è l'inserimento, perché finché la gestione è sempre in capo alle cooperative e alle associazioni non ci può essere nessun tipo di inserimento, perché non hanno né i mezzi né gli strumenti per poterli inserire e principalmente non hanno l'interesse per farlo, perché altrimenti con la retta che gli viene riconosciuta non riescono assolutamente a farci niente. Ecco perché sarebbe opportuno ampliare la legge, emendare la legge, modificare la legge e imporre alle amministrazioni comunali, visto che c'è questo parametro di 2,5 per ogni 1000 abitanti, imporre di avere un numero, dal momento che in qualche modo dobbiamo prenderli. L'opportuno sarebbe, come diceva il direttore prima, non farli arrivare, e per non farli arrivare i soldi che l'Unione Europea spende per gli immigrati si potrebbero tranquillamente spendere, ma spendere nei loro territori, perché se è vero come è vero che loro abbandonano il loro territorio perché vanno alla ricerca di un lavoro, che poi purtroppo così non è, allora creiamogli lavoro nei loro territori per vedere se continuano a venire. A quel punto, se continuano a venire, effettivamente si tratta solo ed esclusivamente di clandestini, si tratta solo ed esclusivamente di traffici, e contro i traffici è chiaro che bisogna intervenire, perché il traffico non è altro che una pratica illegale che viene praticata da quelle associazioni, da quelle organizzazioni malavitose,
che purtroppo di questi ne fanno un business, anche perché effettivamente li fanno arrivare, come diceva il direttore prima, poi vengono impiegati in quelle che sono, cioè vengono impiegati come manovalanza, non tanto nell'agricoltura, nell'edilizia o in altro, ma vengono impiegati nelle organizzazioni più squallide, che sono quelle che poi vanno in realtà ad incentivare le mafie, le 'ndranghete, certo, e tutti i traffici illeciti. E naturalmente l'Italia viene a quel punto, l'Italia viene invasa da questa gente che non porta benessere all'Italia stessa, ma in realtà il benessere lo sfrutta, lo porta via, a danno dell'italiano stesso, e in qualche modo è in quel momento che l'italiano si arrabbia e diventa automaticamente razzista. Direttore, molte volte troviamo gli italiani che gridano, prima gli italiani. È giusto dare 45 euro alle cooperative e 80 per i minori non accompagnati, oppure una somma troppo elevata, visto che molte volte si fa riferimento? Allora, chiariamo una cosa, Anthony. Intanto chiariamo che quando dicono sono soldi che arrivano dall'Europa, stanno dicendo una castroneria enorme. Sono soldi che arrivano dall'Europa, ma che all'Europa diamo noi. Cioè l'Italia dà i soldi all'Europa e l'Europa ce li ridà, ok? Quindi sono soldi italiani, sudati dagli italiani, che tornano attraverso un cammino esagerato dall'Europa per essere spesi per i non italiani. Io non dico prima gli italiani, perché sarebbe folle, io dico solo gli italiani, non prima gli italiani, io dico solo. Perché chi lavora e si fa in quattro in questo paese e molto spesso combatte con delle difficoltà enormi è l'italiano. Quel minimo, quella minimissima percentuale di stranieri che vivono in Italia e che di volta in volta cambia anche provenienza, perché noi abbiamo avuto, che ne so, i capoverdiani sono venuti per un po' di tempo, facevano le pulizie eccetera, poi si sono fatti ricchi e se ne sono ritornati a casa, si sono fatti quei soldi che nel loro paese gli hanno consentito di farsi la casa eccetera, e sono andati via. Stesso riguarda per quanto riguarda i filippini, abbiamo avuto i polacchi da quando è arrivato Papa Wojtyła, poi se ne sono andati, sono gli albanesi, oggi in Albania si vive meglio, gli italiani vanno in Albania, gli italiani oggi vanno in Romania. I rumeni sono quelli che, gli rumeni che sono venuti qua, molti per carità, non tutti, ma molti dei rumeni che sono venuti qua erano quelli che scappavano dalla Romania perché là non ci potevano stare, non perché avevano amore per chissà che cosa. Oggi si sta meglio in Romania, si sta meglio in Albania, si sta meglio in Polonia piuttosto che in Italia. Quindi quella minimissima presenza di stranieri, no, che ci dicono, no, che ci gonfiano addirittura la previdenza sociale, sarà per il lavoro loro che noi prenderemo la pensione, già sono cazzate enormi. Quindi spendere questi soldi per gli stranieri è veramente una follia. Allora, nel panorama delle cooperazioni internazionali, giusto come dice Ernesto Rapani, si possono fare delle cose in quei paesi che vogliono veramente collaborare, perché bisogna andare anche ad individuare i paesi che realmente hanno delle crisi. Quando ci dicono scappano dalla Nigeria, bisogna essere, perché lì c'è Boko Haram, bisogna essere chiari: se la Nigeria fosse grande quanto l'Italia, ed lo è molto di più, se la Nigeria fosse grande quanto l'Italia, e ripeto lo è molto di più, la parte dove Boko Haram è attivo, cioè il terrorismo islamico, direttore, ci fermiamo. Arrivo subito, è poco più grande della Val d'Aosta, tutto il resto, tutto il territorio è pacificato. Ritorneremo subito. Ben ritrovati, ora faremo riferimento al nostro territorio, perché abbiamo parlato di Europa, abbiamo parlato dell'Italia, però non abbiamo parlato principalmente della nostra regione e del nostro territorio. Noi abbiamo qui il consigliere di Rossano e proprio per questo vogliamo fare riferimento ad alcuni fatti che si sono susseguiti nei mesi precedenti. Proprio per questo vogliamo parlare di un centro d'accoglienza che doveva nascere nel centro di Rossano. Come mai non è andata avanti questa storia?
Ma quando abbiamo saputo che effettivamente si stava ristrutturando questo edificio a 5 piani, che fino a qualche tempo fa ha ospitato una scuola e lo stavano adeguando per destinarlo a struttura per immigrati, chiaro che ci siamo allarmati come amministrazione. Però nel frattempo, siccome avevamo visto la normativa, non c'era la possibilità nell'immediato di poter ospitarli perché ancora non si erano accreditati con la prefettura, non ci siamo allarmati più di tanto. Se non fosse stato per un'altra richiesta immediata, abbiamo scoperto dopo qualche giorno, della struttura alberghiera della quale ne abbiamo parlato prima, che già nei mesi precedenti all'estate aveva dato disponibilità alla prefettura, per cui erano già pronti per arrivare su Rossano, anche perché Rossano è vicino al porto di Corigliano, dove oggi è diventata sede di sbarco a tutti gli effetti, un porto turistico commerciale, con la flotta peschereccia più importante del centro-sud. Quando parlo di centro-sud parlo da Napoli fino alla Sicilia, perché ha il numero più grande di pescherecci. È stato trasformato un porto dove oggi è diventato anche attracco per Costa Crociera, oggi purtroppo è diventato sede di sbarco degli immigrati. Abbiamo cercato di contestarlo in più modi, non ci siamo riusciti perché le autorità competenti hanno rilasciato tutte le autorizzazioni, però nel nostro territorio ci siamo adoperati, ci siamo mobilitati e siamo riusciti a far ragionare il prefetto, perché quando gli abbiamo detto che una struttura alberghiera non poteva avere gli spazi necessari per garantire una sorta di accoglienza degli immigrati, i quali provenendo da una terra diversa hanno religioni diverse e hanno abitudini diverse, quindi hanno bisogno di spazi completamente diversi da quelli che può essere una struttura alberghiera, siamo riusciti a fargli fare un sopralluogo preventivo sulla struttura. Quando si è reso conto che effettivamente non c'erano i requisiti minimi per poter destinare questa struttura in struttura per accoglienza, automaticamente è stato bloccato il trasferimento degli immigrati. Però ci siamo adoperati, abbiamo fatto di più, abbiamo costretto la maggioranza di governo della città ad andare in consiglio comunale a fare un deliberato all'unanimità, all'interno del quale abbiamo scritto che per il comune di Rossano è disponibile all'accoglienza a condizione che la gestisce il comune. Non possiamo consentire a privati né di trasformare strutture esistenti, né di adeguare strutture esistenti e né di preoccuparsi di realizzare nuove strutture. Abbiamo anche saputo che c'è qualcuno che dietro le quinte sta cercando di ristrutturare dei vecchi capannoni dismessi, tra l'altro all'interno di aree industriali. Un'area industriale non ha la destinazione residenziale, per cui è automatico, e noi stiamo aspettando che questi faranno almeno una comunicazione di inizio lavori o una richiesta di permesso a costruire al comune, e in quel momento è chiaro che l'amministrazione si dovrà determinare attraverso gli uffici, dovrà bloccare sicuramente, proprio perché quello che noi diciamo, se noi facciamo un progetto chiaro, un progetto che va verso l'accoglienza vera e propria, in qualche modo potremmo anche essere non d'accordo ma disponibili. Però se dobbiamo consentire business, per quanto ci riguarda non siamo d'accordo, perché nel nostro territorio abbiamo una disoccupazione che supera il 65% e sono dati altissimi, c'è una povertà che ha delle soglie altissime, c'è gente che purtroppo dorme nei portoni e nelle autorimesse dei garage privati dei palazzi, per cui è opportuno, non come, forse anche come dicevi prima tu, prima gli italiani, è opportuno dare prima soddisfazione, dare dignità al rossanese, all'italiano, e poi eventualmente preoccuparci degli amici che vengono da altre parti. Nino o il direttore non è d'accordo col fatto che io li chiamo amici, ma perché quando mi riguarda siamo esseri umani, per cui in qualche modo dobbiamo anche considerarli come tanti. No, ma non, sai cos'è? È che io non li considero nemici, però in questo momento siamo costretti a guardarli con grande circospezione, questa è la verità. Io sono 25 anni che vado in Africa e sono 25 anni che conosco quel continente con una grande, cioè, e ho constatato la grande differenza che c'è tra loro e noi. Non c'è niente da fare, siamo proprio popoli completamente differenti. Cioè, per loro, per esempio, ovunque tu arrivi, il bianco è un portafogli che deve essere svuotato prima che risalga sull'aereo del ritorno. E non c'è niente da fare, anche se tu ti occupi di progetti solidali, di progetti di affratellamento, tutto quello che ti pare, ma rimani sempre e comunque una persona alla quale non si affezionano più di tanto. Perché? Perché le loro esigenze sono talmente tali e tante che comunque tu sei una delle
anzi la possibile soluzione a quei problemi e a quelle esigenze. Allora, che tu arrivi solidale, che tu arrivi da amico, da fratello, tutto quello che ti pare, sì, è vero, fai anche amicizia, ti fanno il grande sorriso, la grande pacca sulla spalla, ma quando tu te ne vai, se non hai versato fino all'ultimo centesimo che hai nelle tasche, a loro rimarrà il ricordo dell'ultimo centesimo che ti è rimasto nelle tasche. E questo sfido chiunque a contraddirmi su questa cosa, perché ce ne andiamo insieme, facciamo un viaggio e ti faccio vedere. Io ho visitato molti paesi, la Tanzania, il Kenya, il Ruanda, il Capo Verde, quasi tutta l'Africa, diciamo l'Africa nera, uguale da tutte le parti. Allora, sono amici, è vero, nella misura in cui tu in questa amicizia sei disposto a dare più di quanto tu non riceva. Allora, ripeto, facciamo una cosa, ci diano l'opportunità di andare nei loro paesi e fare lì quello che loro fanno qua. Tu ne esci vivo? Assolutamente no. Tu pensi di poter andare, basta, per esempio, andare in un altro stato dell'Europa e tutto quello che purtroppo succede in Italia non si può fare. Però io ti dico, se volete venire con me, andiamo, ma anche in uno dei paesi, diciamo, i più turistici. Vogliamo andare in Tanzania e fare quello che loro fanno qua sulle strade, per le strade nostre? Vediamo quanto viviamo? Basta andare nelle stazioni ferroviarie di tutte le città italiane la sera dopo le 8 per vedere un dormitorio all'interno delle sale d'attesa e nelle biglietterie. Quando è solo proviamo ad andare, proviamo ad andare, bisognini da fare, proviamo ad andare da fare nelle stazioni delle principali capitali europee per vedere se succede la stessa cosa o seppure c'è un ordine che va rispettato e queste cose non si verificano. Questo ti dico. Direttore, a Reggio Calabria e in Calabria in generale ci troviamo di fronte a uno sbarco a settimana. Sì. Sentiamo molte volte i problemi. Ma che si è fatto la campagna elettorale, io poi Giuseppe ti voglio pure bene, mi piace pure come porti i capelli, tu lo sai che ti voglio un bene dell'anima, sei bravino, sei un bravo ragazzo, adesso sei pure papà, quindi proprio non vorrei neanche attaccarti, oggi avresti dovuto essere qui, ma purtroppo il prefetto ti ha trattenuto e quindi non sei potuto venire, però figlio mio tu ti sei fatto una campagna elettorale dicendo adesso abbiamo finalmente l'opportunità di ripopolare l'Aspromonte, come se fossero dei cinghiali, capito come? Cioè, no? E allora li ripopoliamo, facciamo lo scoiattolo volante, il cinghiale senza zanne, così. Adesso ripopoliamo l'Aspromonte. Per ripopolare bisogna fare l'amore. Bisogna, se dico il verbo poi mi cacciano anche dalla mia televisione, quindi per ripopolare bisognerebbe fare quella cosa lì, la facciamo noi e loro in maniera completamente differente quando non è consenziente, quindi è meglio che stiamo un po' calmini. Si è fatta una campagna elettorale dicendo che questa Calabria va ripopolata, adesso che gli è arrivato il carico dei ripopolatori, ma gli è arrivato con i numeri che il continente africano ha deciso che doveva essere quello buono per Reggio Calabria, se l'è fatta sotto. Giuseppe, lo sai che io ti voglio un bene dell'anima, ma te la sei fatta sotto e hai chiesto aiuto a papà Renzi, anzi al fratellone Renzi e a papà Oliverio, i quali nella migliore delle ipotesi se ne sono strafottuti di Reggio Calabria, perché non solo gli hanno cancellato milioni di euro dalle sovvenzioni che sarebbero dovute arrivare, ma lo hanno perfettamente abbandonato al suo destino, per cui Reggio Calabria in questo momento il più bel chilometro d'Italia, dovrebbero chiamarlo il cesso più lungo d'Italia, perché quello è. Vuoi vedere tra una macchina e l'altra cosa trovi? Di quelle parcheggiate? Cosa trovi? Ma te lo devo dire? Latto grosso come lo chiami tu? Ormai devi concludere tu. Lo chiami pupù? Ecco, per esempio quella roba là. Vogliamo vedere quanti sono i regini che si sentono sereni di andarsi a fare una passeggiata, magari, che ne so, a mezzanotte sul lungomare per fare una fotografia a Messina illuminata dalla luna piena? Vogliamo vedere quanti sono? E allora, di che cosa vogliamo parlare? Di quello che sta succedendo a Reggio Calabria? Lo sfacelo sta succedendo.
questa è la prova provata che tutta questa politica del centro-sinistra di accoglienza è una grande, vera, enorme bufala. Questo è. Noi abbiamo concluso con i nostri ospiti, ci rivedremo fra poco con le notizie più importanti della settimana. Grazie, grazie, arrivederci. Buonasera. No, sverginiamolo perché è la sua prima puntata. Sei stato bravo, Anthony, veramente, dai. Siamo quasi alla conclusione della nostra prima puntata dello Sfascio e nell'ultima parte del nostro programma cercheremo di riassumere le notizie più rilevanti a livello politico e che avranno una futura risoluzione nel più breve tempo possibile. Proprio per questo facciamo riferimento a delle notizie come il ricorso che c'è stato ieri della DC per il Consiglio regionale, dove troviamo una bocciatura della richiesta dello scioglimento di Rotondi e quindi che si allontana l'ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale che veniva prospettato spesso strumentalmente sia dall'opposizione che dalla maggioranza, che non alienata con il governatore. Possiamo dire quindi che nella giornata di ieri è entrato nel vivo, oltre che la richiesta da parte della DC, possiamo dire che troviamo anche la richiesta da parte di Vandaferro. La richiesta di Vandaferro, la candidata con Forza Italia come presidente della regione, che fra un mese si conoscerà l'esito della decisione della Corte Costituzionale in merito al ricorso presentato da quest'ultima. Passiamo poi a delle dichiarazioni che sono state lasciate in settimana dall'assessore Rocisano, delle dichiarazioni che fanno riferimento al welfare, quindi alla previdenza sociale, e ad alcuni fondi che sono stati persi, o per meglio dire, sono stati abbandonati dalla precedente giunta regionale. Lei fa riferimento nell'articolo che troviamo su Strill a dei fondi persi per studenti disabili nel 2014. Lei fa riferimento ovviamente a un'inclusione scolastica ed ha voluto chiarire che i fondi destinati agli studenti a cui si fa riferimento nella relazione fanno riferimento ovviamente al 2014 e che sono riconducibili a delle responsabilità della precedente giunta regionale. Ovviamente noi dobbiamo anche far riferimento che questi fondi sono con la contabilizzazione che viene effettuata nel 2015. Ultimo argomento che andremo ad affrontare sono le dichiarazioni di Orlandino Greco, un consigliere regionale calabrese, che dopo l'insediamento della consulta regionale dei calabresi all'estero ha rilasciato delle dichiarazioni. Lui è il presidente del gruppo Oliverio Presidente e ha coordinato i lavori di insediamento della consulta. Lui ritiene che non si possa ridurre, come accaduto in passato, il ruolo della consulta a quello proprio di un organismo che si limita a mantenere viva qualche tradizione del passato, ma che si debba alzare l'asticella declinando la missione della consulta intorno a tre punti cardine. Il primo riguarda un processo di contaminazione che passa attraverso forme di collaborazione tra i calabresi residenti in Calabria e quelli residenti all'estero. Una contaminazione da realizzarsi attraverso la mobilità delle persone, soprattutto i giovani calabresi che vivono in Calabria e i giovani calabresi che non vivono più in Calabria per varie motivazioni. Possiamo inoltre far riferimento a numerose iniziative che potrebbero trovare il supporto della rete dei consultori, iniziative che possono assumere una valenza anche dal piano politico attraverso il supporto di proposte legislative. Con questa ultima notizia noi abbiamo terminato la nostra prima puntata, io vi invito a seguirci sui social, a seguirci su YouTube, sulla pagina Sud TV 656 con il nostro programma, ripeto il nome, Lo Sfascio, e vi invito anche a seguirci tutti i giovedì con nuovi ospiti e nuove notizie sempre attuali. Buona serata e grazie.